Questo pregevole libro, Carisma e Rinnovamento, nello spirito dice: se la guarigione dalla malattia fosse una parte integrante della salvezza compiuta per noi da Cristo, ne conseguirebbe che Dio deve volere la guarigione degli ammalati così come vuole la loro salvezza. Perciò, quando gli ammalati non vengono guariti, la colpa deve essere imputata non tanto a loro, ma una simile impostazione del problema non farebbe altro che aggiungere un fardello pesante di colpa alla croce già pesante da sostenere di una malattia non guarita. E aggiunge che la guarigione dalla malattia potrebbe essere considerata parte integrante della salvezza compiuta da Cristo, in modo da poterla richiedere con la stessa fiducia con cui si chiede il perdono dei peccati, solo se si verificasse una delle seguenti ipotesi. Prima, se per redenzione si intendesse riportare l'uomo allo stato di giustizia originale, oppure secondo, se la nostra redenzione fosse già completa, ma non si è verificata nessuna di queste due ipotesi. Che pensare? Dico il mio pensiero: dobbiamo certamente ritenere che la redenzione in sé è completa e interessa tutto l'uomo. Cristo sulla croce ci ha sottratto al potere delle tenebre, Colossesi 1.13, distruggendo il chirografo della nostra condanna, Colossesi 2.14, ci ha liberato dal nostro peccato e virtualmente dalle sue conseguenze, tra cui la malattia e la morte. Nella sua applicazione la redenzione tocca sì tutte le sfere dell'uomo, ma solo inizialmente e in diversa misura e a diverso titolo. Noi cioè abbiamo l'inizio della vita nuova in Cristo, i primi frutti, ossia le primizie dello Spirito, Romani 8.23, sia per quanto riguarda la parte spirituale, sia per quanto riguarda la parte psicofisica. La liberazione dal potere del maligno, che Munch adesso viene gettato fuori, Giovanni 12, da questo mondo, non impedisce allo stesso di esercitare il suo dominio nel mondo e non ci salva dalla tentazione, dalla suggestione, dall'infestazione diabolica. Giovanni può dire: tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E Pietro può ammonirci: vigilate, il vostro nemico il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando di divorarvi. La instaurazione del regno della grazia, per cui un seme divino è stato deposto in noi, per cui non pecchiamo e non possiamo peccare, non ci salva dal peccato e dal crocifiggere di nuovo colui che con la crocifissione ci ha redenti. La pace che Cristo ci ha dato, la gioia che ciascuno ci può, che nessuno ci può togliere, non si esime dall'abbattimento fino alla morte e al tedio della vita, 2 Corinti 1.8. Così anche la forza vitale e la grazia guaritrice che scendono dal capo nelle membra attraverso i suoi sacramenti e l'azione dello Spirito non impedisce che noi ci ammaliamo, come non ci impedisce di andare verso la morte che Cristo ha ingoiato e che sarà vinta definitivamente alla fine di questo mondo. Tuttavia è vero che non possiamo mettere sullo stesso piano la liberazione dalla malattia e la liberazione dal peccato, appunto perché questo impedisce non la grazia della redenzione, quella invece no. Cristo da parte sua ci ha liberato definitivamente sulla croce dal peccato e ci ha trasportato nel regno della grazia e ci ha dato il suo spirito per vivere già fin da ora la vita eterna. Diverso invece è il caso delle malattie. È un'ottica falsa che Cristo non vuole in maniera assoluta la malattia, tant'è vero che mosse una guerra santa contro l'infermità e guarì tutti coloro che vennero a lui, de grandis. Non è vero che Gesù abbia guarito sempre tutti. Avrebbe dovuto guarire tutti gli ammalati al suo passaggio e risuscitare tutti i morti. Quanti lebbrosi c'erano in Israele e ne guarì solo alcuni? Quanti ammalati alla porta delle pecore
giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, e Gesù ne guarì solo uno, e poi tutti i guariti di Gesù si ammalarono di nuovo e morirono. Cristo invece, lo ripetiamo, ci ha liberati tutti dal peccato e ha dato a tutti la vita nuova. Come allora dobbiamo concepire la relazione tra guarigione psicofisica e salvezza se non possiamo accettare il principio che Cristo ci libera dalle nostre malattie allo stesso modo che ci libera dei nostri peccati? La chiave per comprendere il significato delle guarigioni sta nel fatto che esse sono segni reali della vittoria che Cristo ha riportato su Satana e sulla morte. Tutte le guarigioni da malattia sono vere vittorie, anche se temporanee e parziali, sulla morte. Questa, sotto il profilo biblico, non è tanto la dissoluzione della vita organica, quanto conseguenza del peccato e manifestazione del potere di Satana sull'uomo. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Poi Satana sarà definitivamente legato e gettato nel fuoco eterno. La lotta contro la malattia va vista come una lotta contro Satana, lotta che la Chiesa persegue nel nome di Cristo, ed ogni guarigione è annunzio di vittoria, segno della sottrazione dell'uomo redento al dominio del maligno che sarà completo nell'ultimo giorno. Per questo motivo la preghiera è pienamente legittima e si inserisce nella preghiera di Cristo che è venuto a liberare l'uomo nel suo profondo e nella sua globalità. Ma anche che consideriamo la malattia nella sua dimensione umana, psicologica, come sofferenza opprimente, anche che la consideriamo nella sua dimensione medica, oggettiva, come affezione morbosa, questa malattia è sempre un male. Come male la carestia, la guerra, ed è legittimo chiedere al Signore di liberarci da questo male. Quando Gesù ci fece pregare, liberici dal male, non escluse il male della malattia, qualunque essa fosse, e quando ci fece chiedere qualunque cosa nella fiducia di ottenerla, incluse certamente anche la guarigione dalle malattie. Pertanto la preghiera è legittima, biblicamente fondata, e poi risponde al sensus perennis ecclesiae, che nella liturgia ci fa pregare per la salute dell'anima e del corpo e invoca a questo scopo la intercessione della Vergine e dei Santi. Dio, esaudendoci, manifesta la sua bontà e la sua misericordia che agisce ogni dono ai suoi figli. Quando si tratta di legittimità più o meno della preghiera per la guarigione, anche fisica, a mio parere è più importante non interrogarci se essa sia parte integrante o non integrante della salvezza, ma interrogarci se è volontà di Dio che noi ci rivolgiamo a Lui perché Lui ha promesso di esaudirci. Qui è questione di fede. Lui l'ha giurato e noi crediamo a Lui e per questo preghiamo. I testi sulla preghiera fatta con fede sono così numerosi e cogenti che per noi costituiscono il vero e solidissimo fondamento della legittimità della preghiera per qualsiasi guarigione, a prescindere da ogni concezione personale di ordine teologico. Leggi lentamente. Sì, per fare presto. L'altro punto riguarda il contesto socio-pastorale in cui la preghiera di guarigione trova il suo collocamento oggi. È chiaro che essa si iscrive nella pastorale per gli infermi. Al riguardo c'è da lamentare che oggi si parla tanto di pastorale per i giovani, pastorale per le coppie, pastorale per il turismo, e si parla poco di pastorale per gli ammalati del corpo e dello spirito. Con molta facilità, diciamo, per le malattie del corpo abbiamo gli ospedali e i medici, ci pensano loro, per le malattie spirituali abbiamo le chiese e i confessori, ci pensano loro. È una maniera molto spicciativa per declinare l'invito, anzi il comando di Cristo, di curare gli infermi. Cristo ha detto: predicate, scacciate il maligno, curate gli infermi. E la Chiesa, come non può abdicare al suo mandato di insegnare
con la predicazione, di santificare attraverso i sacramenti l'uomo sottraendolo al maligno, così non può abdicare al mandato di curare gli ammalati, perché ci sono quelli che danno loro medicine e sacramenti. Noi sacerdoti ci limitiamo a qualche visita burocratica di ufficio in cui invitiamo il malato a regolare la propria coscienza con Dio in vista della morte, diamo alla fine gli ultimi sacramenti e ci crediamo a posto. Non siamo entrati in comunione con l'ammalato che in crisi di rifiuto, di abbattimento e anche di ribellione a Dio, in una condizione di rottura con il suo mondo e con se stesso. Non trovi il sostegno morale e spirituale che troverebbe nella preghiera e nell'interessamento dei fratelli, e soprattutto è privato di un grande mezzo di guarigione qual è la preghiera fatta con fede, possibilmente abbinata con il sacramento dell'unzione dell'olio nei casi più gravi. L'ammalato ha tutti il diritto ad essere sostenuto e curato dalla Chiesa con tutti i mezzi di cui essa dispone, e a questo diritto corrisponde un dovere. Ne possiamo abbandonare gli ammalati ai medici e alle case di cura? Certamente non possiamo sostituirci a loro, ma possiamo e dobbiamo affiancarci a loro. La malattia, oltre alla dimensione medica e la dimensione teologica, ha una sua dimensione umana, come abbiamo detto, che non va dimenticata e che non può essere raggiunta dal personale medico e paramedico. L'ammalato ha perduto il possesso di se stesso ed, oltre che essere in balia del male e a discrezione degli altri, esposto talvolta agli occhi di tutti, alle mani di tutti, e in preda al tecnicismo degli altri che si interessano dei suoi mali ma non della sua persona. Il guaio maggiore è che spesso il malato di malattie fisiche e psichiche, non trovando sollievo né nella medicina ufficiale né nella chiesa ufficiale, dirotta nella speranza di trovare la liberazione dai propri malanni verso maghi e guaritori. La stampa ha contribuito notevolmente raccontando i benefici che molte persone hanno ricevuto da questa terapia alternativa, ad alimentare la speranza di riacquistare la salute, ed ha convogliato migliaia e migliaia di gente verso gli studi o case di guaritori. Ed eccoci all'ultimo punto della nostra presentazione: i guaritori. I guaritori sono sempre esistiti. Li troviamo presso i popoli primitivi, capi tribù e stregoni che propiziano gli spiriti cause di ogni malattia. Li troviamo presso i popoli evoluti in Grecia e a Roma nell'antichità, accanto ai medici, e nel Medioevo in tutta l'Europa. Nel Settecento si cominciò a dubitare dell'efficacia di questi rimedi. Nell'Ottocento, secolo dell'Illuminismo, i guaritori vennero in disgrazia presso la scienza medica ufficiale. Fino al secolo scorso e anche nella prima metà di questo secolo, il guaritore fu considerato un ciarlatano, un retrogrado pericoloso, e fu decisamente avversato dalla scienza medica. E da 30 anni a questa parte, e precisamente dal 1954, che si è cominciato a prestare attenzione ai guaritori, soprattutto da parte dei cultori delle scienze parapsichiche. E oggi il loro numero è molto accresciuto e la clientela è vasta. C'è anzi un tentativo di regolarizzare la loro posizione nell'ambito della medicina. Per quello che ci interessa, noi dividiamo i guaritori in quattro classi: i guaritori naturali, i guaritori paranormali, i guaritori spirituali, i guaritori maghi. I termini non sono esatti, ma approssimativi. I guaritori naturali sono individui dotati di una certa chiaroveggenza, propria dei popoli primitivi, nell'individuare la causa del malessere in una persona e nell'individuare la medicina più adatta a quel caso.
ne conosco alcuni,